Buongiorno, benché sia adesso così lontano, vorrei dire che sono veramente felice di essere stato onorato con questo premio che porta il nome di un grande giornalista, un grande scrittore, Tiziano Terzani. E mi fa piacere, evidentemente per una ragione personale, ma soprattutto perché il premio forse permetterà che il soggetto del libro, La fame, sia un po' più discusso, si dice. L'altro giorno rileggeva questa piccola meraviglia che sono le lettere contro la guerra di Terzani, e c'era una frase che mi sembrava, diciamo, sintetizzare quello che ho voluto fare con questo libro. La leggo. Con queste lettere non cerco di convincere nessuno, voglio solo far sentire una voce, dire un'altra parte di verità, aprire un dibattito perché tutti prendiamo coscienza, perché non si continui a pretendere che non è successo niente. Oppure direbbe adesso che non succede niente tutti i giorni, quando migliaia di persone muorono per causa della fame. Dico sì, se questo premio serve a ci fare pensare un po' più a questa vergogna, se serve a farci anche cercare di fare qualcosa laggiù, sono sicuro che Tiziano Terzani sarebbe così contento che lo sono io questa mattina. Grazie. Scusate il mio tentativo di parlare italiano, grazie.